avvelenò. La montagna chiama. Elena, vieni, la montagna chiama. Jack, la montagna chiama. Jack, sei pronto? Direi che tu sei sempre pronto. Dai, Jack, vieni qua. Bravissimo. Ok, ammetto che il tempo non è proprio dei migliori. Ma insomma, dai, scopriamo se siamo idrosolubili oggi. La nuvoletta. Andrà via, no? Passerolle, benvenuti. Siete pronte? Ok, il tempo è proprio dei migliori, ma. Sì, dai, abbiamo incappottato anche lui. Incappucciato. Eh sì, dai, che ci divertiamo, ci bagniamo. Grazie. Dove stiamo andando oggi? Destinazione? Beh, direi Cristo pensante a sto Ok, punto. Visto che è siamo l'unico. equipaggiati per il freddo e la pioggia. Esatto. Perché è uno dei percorsi che conosciamo e in caso di pioggia sappiamo quanto tempo ci vuole a scappare, giusto? Esatto. Destinazione Cristo pensante. Senti che vento! Soffia, soffia l'arietta, l'arietta di montagna e forse la pioggia poi ci bagna. Il falchetto che cerca da mangiare. Come andiamo? Ah, cappuccino, calduccio, sta bene tu? Enna, pronta, c'è il guado? Ce la facciamo, Elena? Dai, dai, coraggio! Sì, dai. Brava, Ce l'abbiamo facciamo. fatta, mamma. Siamo già arrivati alla prima malga. Oddio, là in fondo teoricamente c'è una malga. Non è che si dà tanto. Ecco qui il concerto delle mucche. Vengono qua, Elena. Ma che belle! E alle nostre spalle, capanna Cervino. Andiamo a scaldarci un pochino, voilà, dai. Gli anatroccoli dormono ancora. Qua, 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 qua. Sì, ciao, questo tempo qua. Con questa bella giornata di sole. Coniglietto. Il coniglietto, anche lui sta al Ciao. calduccio. Jack piange. Dai, andiamo a pisciare Papà, che dappertutto. ci sono delle piume del Ragazzi, un po' di sole, un po' di giorno? luce. Sì, lontananza. Poi in lontananza, ma insomma, dai. Te Era buona la sacca, Elena. me l'ha La fregata sacca. tutta! Sì. Corrono le nuvolette nel cielo. Ma noi non ci arrendiamo. Corrono le nuvole nel cielo! Iniziamo ad intravedere la montagna. Dai, tu la vedi? Quei sassi lì che Ah, scendono. Dovrebbero essere quelli, ok. eh. Ciao ragazze! Guardate! Ciao! Ciao, abbiamo visto il gioco del cavallo! Secondo me era un velociraptor. Cavallo. Che posticini! Arietta! Arietta! Stai bene, amore? Jack, iniziamo a ululare? Mi sembra che sia una giornata da lupi questa. Il lupo col capottino non l'avevo mai visto però, eh. Lupo nobile.
un lupo nobile. Aristocratico. Un lupo viziato. Che arriva! Papà? Sì, Elena? Io chiamo l'albergo. Adesso scompare. Nuvole, basta! Cammina. Il sentiero prosegue. La montagna è sempre lì che ci attende. E le mie ragazze. Ce la faranno le mie ragazze oggi? Sentierino simpatico. La valle con le mucche in fondo. Davvero? Sempre più su. Paesaggi lunari. Siamo nella luna. Sulla luna. Piccolo passo per l'uomo, grande passo per l'umanità. Passo passo arriveremo anche. La compagnia dell'anello continua il suo percorso dalla contea verso le terre di Mordor. Arriveremo prima o poi. Posticini simpatici. Sì, decisamente. Ragazzi, ancora poco. Ancora poco siamo arrivati. Però la nebbia non molla, Ed è lassù che si intravede la croce del Cristo pensante e la relativa statua. Qualche panorama che spunta in lontananza. Come andiamo, ragazze? Bene, nonostante il tempo. L'ha nascosto. Che panorametti. Certo. Che panorametti. Sei sempre in pausa, voi altre due. Pausa a te. Pausa panino, pausa spuntino, pausa a te. Pausa brioche, pausa sucker. Metto giacca, tolgo giacca. Tolgo giacca, guarda, metto maglietta. Metto maglietta, metto passo a montagna. Bello. Guarda. Bello. Ci siamo quasi. Siamo che robetta. Queste nuvole rendono il percorso ancora più speciale, diverso dal solito. L'avevamo già fatto, ma in queste condizioni è qualcosa di incredibile. È un'esperienza nuova, rende il percorso nuovo, unico e soprattutto speriamo che non piova. Ed eccoci in vetta. Arrivati. Sentiero della meditazione. Siete ragazze? Siamo in vetta. Si scende un po' strapiombo. Jack, tenta a fare il bungee jumping senza elastico. Eccoci qua. Caro Gesù, mi sono portato bene, non fare piovere fino al ritorno. Percorsi della guerra, trincee e gallerie. Siamo all'interno della trincea. Che bello, ragazzi, e queste nuvole che corrono, eh? Abitanti autoctoni, corvi, cornacchie e simili. Si prosegue. Forse anche della memoria storica della Grande Guerra, trincee, resti di case militari. E le pare di San Martino.
le pale di San Martino, che ogni tanto, aiuto, si fanno vedere dietro le montagne, dietro le nuvole. Emozionante! Soffia il venticello, camminare che bello, oggi sono in vena di rime, si volano in cielo. Oh happy days, oh happy days. State soffrendo il caldo voi? Noi no. Ma che roba. Porticini. Dopo il Cristo pensante abbiamo la mamma pensante. Sta pensando. Mamma, cosa stai pensando? A me vecchio moroso. Porco boia, colpo basso. Qui stiamo già scendendo un pochino. Siamo all'interno di una valle circondata dalle montagne. Infatti la nebbia si è diradata, le nuvole sono più alte e non c'è vento. Ed è pieno di mucche, perché le mucche ovviamente sono più intelligenti di noi. Non stanno in mezzo all'aria al vento. E infatti, eccole lì le mucche. Sagge, intelligenti mucche. Grazie per fare il latte. Ed eccola qui. Sì, come al solito ti seguo pure. Questa volta una bella mucca, grande, grande. Ci suoni qualcosa col campanaccio? Mucca, ci suoni qualcosa col campanaccio? Eccola qui la mucca. Ciao. Stai toccando, Elena? Oh oh. Sei proprio carina però. Nom, 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 nom. Vai, Elena, coraggiosa! Come con i cavalli, Elena, mai da dietro, perché sennò si spaventa. Devi arrivare piano piano sulla testa, accompagnare la carezza e fermarti lì sulla prima zampa, per sicurezza. Ma siete mai bene? La passeggiata nella valle continua! Sing in the rain! Da sing in the rain! Gesù, prima ti avevo chiesto di non far piovere! E io te l'avevo chiesto! Ah, sei, Gesù, sei più permaloso di Babbo Natale! Ok, ho detto qualche bugia! Ma non farmi questo torto, ti avevo chiesto il sole! Ah, ok, anche la grandine! Grazie Gesù! Sei gentilissimo Gesù! Cristo pensante, mi stai proprio pensando adesso! Piove! Buongiorno! Ciao! Ciao! Ed eccola in fondo la baita! Baita Segantini. Freddo. Che pioggia. Freddo. Ma sì, dai. Avanti tutta. I ghiacciai. Sulle pale. Degli avventurieri in bicicletta. Sì, non che noi siamo tanto più normali di loro, eh. E ne piove? E in fondo, Marga Segantini, siamo arrivati! Che tempo! Baita Segantini, 2200 metri! Ok, sembra
Elisa, come stai? Bene, un po' infreddolita, ho le mani indolenti. Elena, com'è camminare dentro una nuvola? Bruttissimo! Perché? E chiudi il telefono! Dovresti chiederlo a Jack, secondo me, poverino. Jack, come stai? Poveretto. Caro patatino bello! Voglio portarmi da casa! Ragazzi, dai, prima una folata di vento ci ha proprio spinto via! La baita Segantini era praticamente... meglio proseguire. Era impossibile restare lì. Proseguiamo. E giù, tutta discesa fino alla macchina, ok? Evviva! La pioggia si è un po' placata, ma comunque continuiamo a camminare dentro una nuvola. Il fascino della solitudine! Io e le mie femmine. Ciao ragazze! Ciao! Baita Segantino! Ci siamo mangiati il... panino! Brava! Siamo arrivati in macchina. Temperatura 12 gradi. Panino! Sono spettinata! Brioche! Picnic in macchina! Brioche! E anche panino! Ciao! Ciao!